Spalti gremiti per un evento davvero speciale. Sabato al Ciccino Micale di Capodorlando, ristrutturato e messo a nuovo dalla SD Tartarughino, si sono tenuti i campionati provinciali di staffetta, dedicati alla categoria esordienti. Tantissimi i bambini e i ragazzi che si sono messi in gioco. Finalmente siamo riusciti a raggiungere questo traguardo, pensando soltanto che 6 mesi fa questo era un posto completamente inaccessibile, con un sacco di problematiche, che grazie poi all'aiuto delle associazioni sportive e al gestore che è il Tartarughino, siamo riusciti finalmente a completare e portarlo a frutto. Alla fruizione di tutti i ragazzi e tutte le società sportive. Come vedete, questo è un centro polivalente che non è dedicato soltanto all'attività calcistica, ma anche all'attività dell'atletica leggera. E oggi qui ne abbiamo la prova, ed è il ruolo che gli impianti sportivi a Capo Orlando devono saper svolgere e assolvere. Un ruolo importante di socializzazione, di democrazia soprattutto partecipata, di socializzazione partecipata in un momento come questo, dove le persone cercano sempre di escludersi uno con l'altro, invece grazie alle attività delle società sportive e delle associazioni riusciamo a raggiungere questo traguardo. È stato riqualificato alla grande, ma ripeto, grazie all'impegno delle associazioni e delle società sportive che qua lavorano. Perché il merito va soltanto a loro, il comune ha fatto quello che ha potuto fare, conoscendo anche la nostra situazione. Ma se io penso che il mese di agosto scorso ho dato le chiavi a Nunzio Scolaro, che è uno dei dirigenti di una società importante di atletica leggera, e lui insieme a qualche altro mio collaboratore sono venuti qua mattina e pomeriggio a sistemare quella che era la vista atletica, e poi con la manifestazione di interesse che abbiamo fatto con la società aggiudicatrice che era il Tartarughino, questo è il risultato che è sotto gli occhi di tutti, ecco. Siamo felicissimi e molto orgogliosi di aver rispettato ancora una volta l'impegno preso, innanzitutto con sindaco e assessore, e poi con Nunzio Scolaro, che è il dirigente di una delle società che fanno qui podistica a Capo d'Orlando e che per un anno si è allenato al Tartarughino gratuitamente in condizioni precarie. E oggi finalmente coroniamo il sogno di vedere la prima gara di podistica della storia dello Stadio Micale.